Questa è la pista di sci di fondo di Cogne, che porta da Cogne alla Valpelline. Tutta in Valpelline c'è una pista di fondo, che ovviamente durante il periodo invernale, ora siamo in periodo autunnale, ma nel periodo invernale è chiusa, e quindi non penso di poter percorrere in bicicletta, quindi ne approfitto questi mesi di novembre per fare questo percorso. Sì, di innevamento ideale per la grassa, che non è particolarmente alta la neve. Poi c'è addirittura un tratto battuto da un'automobile, le pendenze non sono esagerate. Beh, sto riscoprendo il vantaggio di avere la muscolare. È vero, questo tratto qui probabilmente ce l'avrei fatta col motore, adesso sto andando a piedi, però siamo in mezzo al bosco, stiamo godendo questo fantastico silenzio, col motore invece era un po' rumoroso. Devo dire che per la muscolare siamo 2-0. Questo è un punto, un costone. Qua adesso si riscende, anche se stiamo andando dentro la valle di Valmontei, quindi si scende di nuovo. Siamo saliti un po', a piedi ovviamente. Come si comporta in discesa? Io andrei nella neve fresca, così mi rallenta. Un po' va via, la ruota. Mentre trova del ghiaccio sotto. Andare dritti. Questi pneumatici non sono proprio adattissimi. Pian pianino. Sono grandi pendenze. Pendenze tranquille. Magari sgonfio ancora un po' le gomme. Qua mi sa che si risale di nuovo. Stiamo pedalando dentro il parco del Gran Paradiso dopo Valmontei. Le pendenze non sono assolutamente elevate, in salita si va su tranquilli. Siamo addirittura in seconda. Pian piano ci si gode il silenzio, sperando di vedere qualche animale, qualche camoscio, o meglio ancora uno stambecco. Lo stambecco qua non penso, siamo troppo in basso. Allora lì il camoscio sta saltando via, era lì tranquillo che brucava. Allora lì